Leporano, 48esima edizione del torneo dei Rioni in onore di Sant'Emidio, calcio e pallavolo, ma un momento di aggregazione sociale. Lo sport e il sociale insieme a braccetto. Ne parliamo con Gianmarco Fanelli, consigliere comunale di Leporano, delegato allo sport. Questo è un momento molto importante per la nostra comunità, in onore del nostro santo Sant'Emidio, festa molto importante, patrono. Il nostro patrono, molto importante, molto sentita dalla nostra comunità. Questo, il mese che precede appunto questa festa, per noi è un momento di sport dove la comunità tutta si raccoglie appunto per vivere momenti indimenticabili che rimarranno nella storia. Appunto siamo arrivati nella 48esima edizione ed è fondamentale per noi. Quest'anno, oltre a calcio alla pallavolo, abbiamo aggiunto anche, perché da delegato allo sport stiamo puntando molto appunto nel migliorare, nel inculcare nei nostri ragazzi che lo sport è fondamentale, lo sport i valori vita, educativi, il valore, sono i valori fondamentali. Io ricordo sempre una frase, dice, se, che i vecchi sempre dicono che se un bambino bene vuole stare lontano dalla strada, deve, sport deve fare, quindi più di questo non so che insegnamento di vita. Ecco perché appunto abbiamo avuto un mese, siamo partiti il 6 luglio fino ad oggi 2 agosto con un mese pieno di attività sportive. Abbiamo avuto il torneo di calcio, il torneo di pallavolo, quest'anno c'è stata la novità, abbiamo fatto la prima edizione del torneo di basket, sempre in onore del nostro santo patrono, e poi ci sono stati giochi per i bambini di tutti i tipi, piscina, corsa, karate, abbiamo avuto veramente di tutto, è stato un momento, sono stati momenti bellissimi. E tutto questo ancora più bello stasera, perché Leporano presenta un progetto veramente importante, Leporano città cardioprotetta. L'amministrazione comunale ha voluto veramente fortemente questo progetto, perché ormai anche la legge lo prevede, quindi è fondamentale adeguarsi a quello che, a quelle che sono le leggi. Abbiamo acquistato 6 defibrillatori, tutti gli impianti sportivi da oggi sono coperti con tanto di istruttori che lo sanno usare, con corso professionisti che sanno usare appunto, hanno un corso di BLSD, quindi più di questo, questo momento di festa, abbiamo regalato alla comunità 6 defibrillatori, quindi non posso che essere orgoglioso di quello che è stato quest'anno, questa manifestazione.